Nono giorno di questa novena dell'Immacolata Concezione. Abbiamo visto Maria ai piedi della croce in quel momento di dolore ma anche di gloria, a cui segue poi il momento della gioia e della risurrezione che Maria vive con la Chiesa nascente, con i discepoli, con gli apostoli. Gli Atti degli Apostoli ci parlano della sua presenza nel Cenacolo, in attesa con tutti i discepoli di Gesù, in attesa del dono dello Spirito Santo. Il Vangelo e gli Atti non dicono molto di più della presenza e dell'azione di Maria in quel momento della Chiesa, ma possiamo sicuramente ritenere che proprio obbedendo all'invito del Figlio, Maria abbia vissuto con questa Chiesa nascente fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. In questa novena abbiamo visto ogni giorno un tratto particolare della bellezza interiore di Maria. Ce ne sarebbero tantissime altre, non finiremmo più se dovessimo contemplare tutte queste bellezze di Maria. E allora, in questo ultimo giorno, il grazie. Maria, donna della gratitudine. Perché siamo convinti che in quella gratitudine che lei ha espresso nel cantico del Magnificat c'erano tutte le bellezze di cui era stata colmata fino a quel momento, sicuramente dalla sua Immacolata Concezione a tutti i doni che Dio le aveva fatto. Ma nelle parole di quel cantico di lode c'è come prefigurata e preannunziata e profetizzata tutta la vita piena di doni di Dio che lei avrebbe vissuto in futuro. Un cantico in cui lei dice: tutte le generazioni mi chiameranno beata, come faceva Maria a saperlo. Si vede proprio in quel cantico come Dio ha spiegato la potenza del suo braccio anche in quei misteri che sarebbero venuti dopo, come ad esempio appunto la sua assunzione al cielo e via dicendo. San Luigi Maria di Montfort dice nel Trattato della vera devozione a Maria: quante cose grandi e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa creatura meravigliosa. Ella stessa si sente costretta a proclamarlo nonostante la sua profonda umiltà. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E allora perché non unirci a questo cantico di lode? Anzi, il Montfort dice che quando un'anima si consacra a Maria deve cominciare a diventare voce di lode con Maria. Dice infatti che dobbiamo ringraziare sovente Dio, il Dio delle grazie, per tutte le grazie che ha dato alla Vergine Maria. Guardate che bello. È l'unica preghiera che si conosca di Maria, dice il Montfort, è il cantico più umile e al contempo è il cantico più sublime. Contiene misteri così grandi e nascosti che neppure gli angeli li conoscono tutti. Per Montfort è la preghiera di Gesù in Maria, perché era lui che parlava per bocca di Maria. Quante volte Maria avrà ripetuto le parole di quel cantico? Sicuramente ogni volta che riceveva l'Eucaristia celebrata dagli Apostoli. Concludiamo allora questa novena facendo nostro il grazie di Maria per tutti i doni che lei ha ricevuto, ma anche per tutti i doni che Dio ha fatto alla nostra stessa vita, per averci donato la fede nel battesimo. Il nostro grazie per averci insegnato un segreto, questa vera devozione a Maria, che non meritavamo di conoscere. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Vi lascio la mia benedizione per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata e di San Luigi Maria di Montfort. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona festa a tutti.